Capri si prepara a stilare a breve un protocollo di legalità con la Prefettura di Salerno e quanto è emerso nel convegno di questa mattina organizzato dal Comune ed incentrato su temi cardine quali legalità, sviluppo e sicurezza. Il dibattito a cui hanno partecipato i massimi esponenti delle forze dell'ordine e della magistratura è stato anche occasione per la prima visita ufficiale sul territorio del prefetto di Salerno, Sabatino Marchione. È una bella iniziativa, questa è una bella iniziativa che è stata presa qui a Sapri da parte del sindaco, che è riuscito a far venire poi tra l'altro non solo me, anche il questore, anche il comandante dei carabinieri, anche due magistrati, e si tratta di un tema che cercheremo di sviluppare per questi aspetti della legalità che è fondamentale e della sicurezza, da cui poi consegue uno sviluppo, naturalmente uno sviluppo ordinato. Senza legalità, senza sicurezza, credo che sia difficile avere qualsiasi tipo di sviluppo. So che qui ci saranno anche i ragazzi che faranno delle domande e io spero di dare il mio contributo. L'incontro di Sapri, come anticipato dal prefetto, ha aperto un confronto con gli studenti presenti in sala che hanno sottoposto i tre argomenti, legalità, sviluppo e sicurezza, ai relatori del convegno, tra cui il questore di Salerno, Vincenzo Roca. Sono tre aspetti che necessariamente bisogna conciliare, perché se la legalità comprende anche la sicurezza, ma diciamo senza la sicurezza, che è al pari di ogni fattore produttivo, lo possiamo tenere quasi un fattore produttivo, una precondizione per poter puntare a uno sviluppo sociale ed economico di un territorio. Quindi credo che sia uno sforzo necessario per poterli conciliare tutti e tre questi aspetti. Durante il dibattito è stato poi presentato ai vertici istituzionali il maxi intervento in project financing di riqualificazione di località Brizzi, un progetto di sviluppo di circa 100 milioni di euro che per motivi di legalità e sicurezza, come appunto recita il titolo del convegno di questa mattina, non può fare a meno di un protocollo di legalità. Che cosa sia, ce lo spiega Giuseppe Del Medico, capogruppo di Sapri Democratica. Allora, il protocollo di legalità è uno strumento, è scritto nel titolo, utile, messo in campo dal Ministero dell'Interno attraverso la sottoscrizione con la Prefettura e con i comuni per evitare infiltrazioni di carattere camorristico e mafioso all'interno degli appalti pubblici. In questa vicenda, dove c'è un appalto per 100 milioni di euro, fatto attraverso una procedura, a mio avviso, complessa e poco chiara, il protocollo d'intesa doveva essere fatto prima, ma siamo contenti che venga fatto anche adesso, perché significa che tutti gli atti saranno oggetti di valutazione di organi dello Stato e non lasciati alla discrezionalità di un ente locale che probabilmente persegue anche l'interesse di realizzare ad ogni costo operazioni per interesse politico. Di questo noi dobbiamo essere punto fermo, le istituzioni sono istituzioni. E se oggi siamo qui a discutere di questo, forse anche perché Sapri Democratica ha avuto il coraggio di assumere posizioni anche difficili.